Castellino che ci ha voluto omaggiare di questa enorme soddisfazione, anzi è una commozione quasi quasi ricevere una cittadinanza onoraria. Io vorrei impostare questo brevissimo intervento su due aspetti. Il primo è che, come diceva James Joyce, l'unico obbligo che noi abbiamo nei confronti della storia è quella di riscriverla, perché evidentemente non è stata scritta nella maniera giusta. Quindi, e questo è un compito che prima o poi che più o meno tutti facciamo, chi da più tempo, chi da meno tempo, però è evidente che quando noi andiamo a riscrivere la storia, cerchiamo di riscriverla a seconda di quello che recuperiamo negli archivi, quello che andiamo a confutare delle tesi, ma non per il semplice fatto perché ci sono antipatiche delle tesi. Ecco, Loredo Giovannone è uno di quelli che per esempio ha saccheggiato gli archivi e continua a farlo. E quindi questa è una cosa che ci vede tutti quanti un po' accumulati. Dove io credo che bisogna fare molta più attenzione, ed è quello che stavi già dicendo tu prima, no? Parlando delle tifoserie calcistiche, siamo attenti ad essere troppo dogmatici, siamo attenti. Faccio una domanda proprio a me stesso: chi è oggi autorizzato a dare i patenti di serietà? Io sentivo parlare Edoardo prima di serietà, altrimenti qua là. Attenzione, perché così facendo il giocattolo non si costruisce. Noi ci dobbiamo sedere attorno ad un tavolo, perché dobbiamo cercare, non tanto di mettere in risalto gli elementi che ci dividono, che ci sono, ce ne sono tante, dalla natura dell'uomo essere litigiosi, di essere discordanti e quant'altro. Dovremmo cercare di metterci attorno ad un tavolo per cercare di vedere le ragioni che ci uniscono. Quindi, caro Edoardo, le patenti di serietà, non lo so, chi di noi non siamo autorizzati a fare patenti. Non parlate di attribuzioni di patenti. No, però dobbiamo essere seri. Claudio dice, no, non bisogna fare il tifo. Non lo so, secondo me ci accamminiamo sulla strada sbagliata, secondo me. Mettiamoci attorno ad un tavolo. Facciamo una sorta di stati generali, vedere quello che ci accomuna, ripeto, altrimenti noi, Vincenzo Mulini diceva bene prima, sono 30-40 anni e il decano degli studi. Da 40 anni a questa parte, che cosa abbiamo costruito? Cosa abbiamo costruito di stabile, di concreto? Abbiamo sempre l'uno contro gli altri armati. No, non mi riferisco a te, ma in genere questo è un mondo molto litigioso. Guardate che ci sono due negatività in questo mondo, ed è il particolarismo e la frammentazione. Io lo dico da 30 anni. Particolarismo perché ognuno crede di essere la verità assoluta, di incarnare la verità assoluta. La frammentazione perché invece di costruire un movimento unitario se ne costruiscono tanti piccoli gruppuscoli. Così facendo, a mio modo di vedere, non si andrà mai da nessuna parte. Quindi io, lancio l'ipotesi, da Castellino del Bifendo, no? Qualcuno ci ha tentato di farlo da Melfi qualche anno fa, non molto tempo fa, e mi pare che i risultati siano stati poco tangibili. Da Castellino del Bifendo, mettiamoci tutti quanti attorno ad un tavolo. Facciamo una sorta di stati generali, lo so che è brutto perché pure stati generali viene dalla rivoluzione francese. Vediamo di trovarci d'accordo non su 33 temi, su 3 temi, e cominciamo a costruire da Castellino, ripeto, rimarcando quello che ci accomuna e non quello che ci divide, perché se cominciamo a dire, e faccio un esempio, io faccio il tifo per il Milan e quindi non posso essere meridionalista. Tu fai il tifo per la Juve e non puoi essere. Ma io, ha ragione il sindaco, guarda, magari ci stessero 33.000 persone che fanno il tifo per la Juve che sono. L'ho detto io veramente, non l'ho detto Edoardo. No, sono certo. No, ma io non mi basta parlare di tifo calcistico. No, io l'ho detto. Visibile. Sto dicendo. Visibile, quindi di che parliamo? No, tu hai detto o si incanala in quel percorso. È la tradizione, ho detto, che c'entro il tifo calcistico non ha che. No, non hai capito. Tu non hai detto il tifo calcistico, ma l'ha detto proprio. Ho detto io. E il sindaco già ha ribadito. Proviamoci d'accordo che la fede calcistica è un conto, ammesso che si possa parlare di fede. Non è un dogma, sindaco, quello che. E la tradizione c'è qualcosa di più profondo.
Ho detto io, ma l'ho detto io. Ma ho detto io. Io ho parlato di tradizione. E io pure l'ho tradizione. Sto parlando di te, ti sto dicendo, però. Se noi cominciamo a dire bisogna fare questo, bisogna fare quell'altro, bisogna fare quell'altra cosa, secondo me tra l'altro 10 anni ci arriverà, l'altro 20 anni saremo sempre qui a parlare di un movimento che avrebbe le potenzialità per essere come dire operativo, per essere impotente, invece siamo sempre gruppi, gruppuscoli e gruppettini che non andrà, spesso e volentieri sono gli uni contro gli altri armati. Io mi lancio questa ipotesi, questa proposta al sindaco di Castellino, una grande convention sulle diverse anime, le vaticate, anime del meridionalismo, cercando di vedere se si può trovare una sintesi. Lo so che è più facile trovare l'acqua di un pagliaio, ma se mai ci si prova, mai si riuscirà ad ottenere degli effetti concreti. Vi ringrazio della cortese attenzione e ringrazio di nuovo il sindaco.